Buon lunedì amici, buon lunedì a tutti. Sono in Piazza De Angeli, Piazza De Angeli a Milano. Ha nevicato, oramai è arcinoto che ha nevicato, anzi era arcinoto da circa una settimana. Tutti lo sapevano, ma insomma forse qualcuno è stato poco attento, perché nessuno sta polemizzando sul fatto che c'è stata una copiosa nevicata durante la notte e durante la mattinata. Come vedete il cielo è ancora nuvoloso, ma non sta nevicando più. La neve c'è, vedete, c'è la neve, ma non sta nevicando più a Milano. Ma siccome ci sono state già, è stata una mattinata piuttosto densa, impegnativa, densa di polemiche, perché da un lato Matteo dice: ma Sala si è accorto delle previsioni? E l'altro, il Sala, dice: ma voi non sapete che cosa voglia dire come si rovina l'asfalto quando si butta il sale. Capperi, che scoperta! Si butta il sale e si rovina l'asfalto. L'hanno sempre fatto, o quelli prima erano dei folli pazzoidi che volevano distruggere l'asfalto, oppure volevano semplicemente evitare che qualcuno scivolando si facesse male, come all'ingresso, guarda, della metropolitana. Aiuto, all'ingresso della metropolitana, dove chiaramente c'è ancora la neve che diventerà ghiaccio, e se non la togli potrebbe essere pericolosa. Adesso vi faccio vedere, perché sono venuto qui per farvi vedere una realtà, una situazione, ma ne ho trovate anche delle altre chiaramente. Esattamente, sono in via, vi dicevo, questa è Piazza De Angeli, quella è un'altra via. Vi faccio vedere, guarda, questo è il marciapiede dove le persone passano, dove tra un po' ci sarà il ghiaccio, e qua è dove sotto ci sono le strisce pedonali. Allora, se qualcuno dice tra i ragazzi, le persone che stanno seguendo questo video, dice: ma spesso è così. No, spesso è così magari da altre parti, a Milano un po' meno, non siamo abituati a questa roba qua. Ma altrettanto vale il discorso, ma sono 10 metri, vero, assolutamente vero. Tanta parte della città è stata ripulita dai portinai, dalle persone di buona volontà, perché i milanesi sono così, si rimboccano le maniche. Ma vi volevo far vedere che cosa è successo qua in via Raffaello Sanzio, perché il problema della neve non è solo quello della strada, del marciapiede, che c'è evidentemente, ma diciamo è una parte del problema. Il resto del problema, soprattutto per quelli fortemente ambientalisti come Sala, risaputo, riconosciuto ambientalista, tanto ambientalista che ha pagato le piante di Expo 3 volte tanto, però vabbè, e bisognerebbe curarle le piante, dicevo, perché purtroppo qua in molte parti della città sono crollate molte piante, e a farne le spese in via Raffaello Sanzio è stato lui. Vedi, povero tram, il mitico tram milanese, vedi, tipico tram milanese, guarda. Perché, vede, non c'è più il vetro, hai capito? Perché purtroppo adesso vi porto in via Raffaello Sanzio. Vedete il tram? Qua è parcheggiato, fermo, immobile. Le persone giustamente fanno le foto, perché è una roba piuttosto creativa. E allora vi dicevo, vi porto in via Raffaello Sanzio, dove è avvenuto l'incidente tra il tram e l'albero. Cioè, ma perché? Ci sono anche gli alberi, certo. E gli ambientali, qua sto passando in mezzo alla neve, ho gli scarponcini da montagna, perché sono previdente. Siccome sono previdente, ho messo gli scarponcini. Siccome sapevo che avrebbe nevicato, me li sono messi in macchina e ce li ho da qualche giorno, come sono previdente. Beppe Sala, vi dicevo, dice a Salvini di andare a lavorare, perché lui è capace di lavorare. Sti cazzi, mi verrebbe da dire. Per fortuna che sei capace di lavorare. Se non eri capace, cosa succedeva? Allora, questa è, vedete, lì ci sono
dei cavi, gli operai lavorano, sono dei cavi che sono stati tranciati perché questi alberi sono cascati. Vedi, qua c'è un altro cavo che penzola, non è la luminaria natalizia, ma sono i cavi elettrici tranciati da, questo è un pezzo immagino del tram, quello è un cavo, trovate, che vedete che penzola, e quello è, immagino qua, un po' di rami, un po' di albero, e là c'è l'albero, vedi? Io non vado troppo sotto gli alberi perché insomma, siccome li cura super manager, quello che lavora tanto, non vorrei che... Allora, c'è l'albero, proprio sradicato completamente, vedi? Qua c'è un altro pezzo di... anzi, un altro albero. Qui ce n'è un altro ancora, sradicato. E qua... Allora, non mi... Appunto, tanto qua di alberi non ce ne sono più, mi posso anche avvicinare. Questo è il palo, questo è l'albero sradicato e quella è la macchina che, poverina, era regolarmente, immagino, parcheggiata al suo posto. Vedi? Albero, macchina, altro albero, altra macchina. Chiaramente le persone sono incuriosite perché, sapete, qua a Milano non è che queste cose sono diciamo frequenti, non capita spesso di avere un super manager che lavora tanto per noi. Cavi della corrente, cioè, non lo so, cavi divelti, là vedi altra macchina parcheggiata, sono gli operai che chiaramente adesso dovranno, immagino, tagliare altri alberi, vedi? Vediamo se riesco ad allargare un po', vedete? Questa è una, questa è l'altra, ma che roba, parcheggiata e dispiace, il signore, il padrone dell'auto si è ritrovato un regalo. E vado a chiedere a quello che lavora tanto, perché accusando il nostro Matteo di non aver mai lavorato, poi chissà dov'è, io sono qua, sono un consigliere comunale, sono qua, chissà dov'è il sindaco di Milano in questo momento. Sarà al lavoro, uno dice, sicuro, 100%. Sono stati persino costretti, figurati. Vado ancora avanti perché voglio far vedere, perché non è solo qua, chiaramente. I Ghisa, cioè i vigili, hanno chiuso la strada anche, giustamente, perché le macchine non possono passare. Danni. I vigili, eccetera, vedi, capperini qua, prima che ci fosse il casino, vedete qua la strada chiusa, neve per strada dove ci sono le strisce pedonali. E ma d'altronde Sala lavora tanto, a differenza di Salvini, me lo immaginavo, visto che lui lavora così tanto, me lo immaginavo. È strano non trovarlo qui con la pala a ripulire, visto che lui è un gran lavoratore, ma lo conosciamo bene e quindi durante la campagna elettorale paleseremo quanto è un gran lavoratore, quanto lo è stato anche nel passato. Aspetta, altro albero, e sarà contento questo ristoratore, poverino, che vedi? Guarda. Qua, lì non c'era, vedete? Lì non c'era il filo, la striscia bianca e rossa, qua c'è, quindi sono entrato qua non sapendo che ci sarebbe stato il blocco, ma fa niente, non c'è problema. Ci sono passato perché, ve lo ribadisco, non c'era la striscia bianca e rossa, ma non è un problema, nulla di pericoloso assolutamente. Vedete? Strada chiusa, polizia locale di qua, polizia locale di là, e vi dicevo,
Questi qui, la sinistra in generale, è riuscita a polemizzare con Salvini perché Salvini è andato a donare dei pacchi con un'associazione che alcuni ritenevano un'associazione apartitica, politica, bla bla bla, 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 quindi che ragionevolmente ospita tutti. Fa portare al pranzo di Natale i vassoi a tanti politici e legittimamente fa fare altre cose ad altri politici. Ma non si tratta di Salvini, perché Matteo è andato a portare questi pacchi a una serie di famiglie, di persone che avevano dichiarato la loro volontà di essere fotografate, riprese, eccetera, eccetera, con il Matteo, e i soliti buonisti, questi buonisti d'accatto proprio, non d'attacco, d'accatto, nel senso che sono praticamente degli accattoni. Sono riusciti a criticarlo accusandolo di aver definito la signora alla quale lui ha dato il pacco di Natale come una clochard. Cioè, adesso, francamente, posto che ci spiace per i clochard, posto che se anche fosse successo è amen, ma in più Matteo non l'ha mai detta sta cosa. Cioè, hanno su un momento di beneficenza, un momento di impegno, un momento di promozione di questa associazione che noi ritenevamo sopra le parti, quindi che giustamente invita il sindaco, invita il parlamentare, invita l'assessore, invita di qua, invita di là, e invece evidentemente non lo è. Anzi, io ho scoperto che il suo presidente è presidente, il responsabile, il numero uno di questa associazione, è addirittura presidente di un circolo dell'ANPI. E lo dice per giustificarsi, figuratevi, io sono uno dell'ANPI, figuratevi se inviterei mai Salvini. Pensa che idiozia, ma se uno può dire una cosa di questo genere. Beh, doppia ragione per augurare buona fortuna a questo numero uno di questa associazione, tantissima buona fortuna però alla sua associazione, che speriamo prenda le distanze dal suo stesso presidente, direttore, eccetera, eccetera, quello che sia. Detto questo, io ritorno sui miei passi, perché vi volevo far vedere che appunto dove ci sono i bravi manutentori delle case, i portinai, il marciapiede è perfetto. Dove non ci sono i portinai, purtroppo il marciapiede non è perfetto. E per chi lavora tanto, come Beppe Sala, questo è un problema, perché è lui che deve gestire, sindaco di Milano, quelle zone. Poi i milanesi, figurarsi, si rimboccano le maniche, sono abituati a farlo, se c'è bisogno, sono i primi ad impegnarsi per il bene pubblico e per la loro città. Ma, vi dicevo, in questa occasione, insomma, sai, se fai il ganassa, come si dice a Milano, poi devi dimostrarlo. Se fai quello che, insomma, ne sa di più, e poi ne devi sapere di più veramente. Se dici che tu sei un gran lavoratore e gli altri non fanno un cazzo, beh, io mi aspettavo che tu fossi qua e invece non ci sei. Vabbè, arriverà. Ritorno, vi dicevo, ritorno sui miei passi, perché vi voglio far rivedere questa, ma ci sono centinaia di foto sul web. Dopo vi faccio un video nel quale, anzi, vi faccio un post con tutte le foto che ho trovato, insomma, sul web, sulle pagine, eccetera, perché vi voglio dimostrare come purtroppo chi lavora tanto, beh, non ottiene dei buoni risultati, evidentemente. Guarda qua, guarda, allora, vediamo. Quella è una macchina. Vediamo. Tac. Vediamo se riesco. Aspetta. Aspetta che giro la telecamera e la faccio vedere bene. Magari riesco anche ad andare dall'altra parte. Ops. C'ho un po' le dita congelate, eh? Fa freschino. Vedete? Amo. Vediamo se riesco. Ho le dita troppo congelate. Però vedete? Quella è una macchina, questa è un'altra. Tutto inaspettato. Inaspettato. È una settimana che si sapeva che avrebbe nevicato copiosamente. Purtroppo sono cose che succedono, certo, ma io vi vanterò
le foto di tutti i casi come questo, di purtroppo situazioni imbarazzanti per la nostra città, per la città di Milano, perché Milano non è abituata così, è abituata in un qualche altro modo, insomma, che le cose funzionino, che qualcuno si occupi delle piante e non arrivi a situazioni di pericolo così grave. Qua, guarda, qua un po' di rami, questa è un'altra pianta completamente sradicata, guarda, fatta a pezzi, vedi, tutto sradicato, gente che fa giustamente le foto, perché per noi non è abituale. Questa è una pianta sradicata, siamo in via Raffaello Sanzio, vi ho già fatto vedere, aspetta, vi ho già fatto vedere Piazza De Angeli e altre realtà. Guarda, adesso sono venuto a questa parte a farvi vedere pure questa macchinina, questa ex macchinina, perché anche questa pianta si è sradicata e guarda, purtroppo, hai visto che roba? Là gli operai stanno lavorando lì in fondo, macchina, boh, penso che sia da buttare, non lo so, non ho idea, non voglio azzardarmi. Questo è quello che rimane dell'albero incolpevole, perché il colpevole è sicuramente al lavoro per noi. Guarda che foto, c'è la prima macchina qui in primo piano e lì c'è quell'altra in una triste, triste immagine. Allora, io vi ho fatto vedere un po' di quello che sta succedendo ed è successo in queste ore a Milano, però non posso esimermi da raccontarvi anche cosa è successo a Roma in questi giorni, perché abbiamo votato la legge di bilancio, il signor Conte Casalino ha ottenuto un buon risultato, e cioè ha portato a casa la pelle e ha mangiato il panettone, ma noi abbiamo lavorato per portare a casa dei risultati all'interno di questa legge di bilancio, la Lega, che fossero risultati storici. E in particolare abbiamo ottenuto, come vi dicevo, un risultato storico che è l'anno bianco fiscale. Anche di questo parlerò in un video del signor manager, gran lavoratore Beppe Sala. Perché la Lega ha ottenuto che le partite IVA, gli autonomi, possano evitare di pagare una quota dei loro contributi previdenziali. Questo per noi è un risultato storico, fantastico, eccezionale, che va nella giusta direzione, cioè di contribuire al lavoro di chi ogni giorno fattura e paga le tasse. Grazie alle sue tasse riesce a mantenere il benessere nel quale viviamo, a differenza di un reddito di cittadinanza che purtroppo ci costa fanta miliardi e i cui risultati lo sapete tutti quali sono. Dunque, per questa ragione, benissimo, noi di questo siamo assolutamente felici, ma ieri l'intervento del nostro capogruppo Molinari è stato un intervento come sempre di altissimo livello, perché ha ricordato che purtroppo mentre da un lato noi abbiamo proposto e promosso questa iniziativa che vale circa 1 miliardo di euro, Conte e Casalino hanno portato a casa 4 miliardi, 4, vedi 4, sai per cosa? Per il cashback, un'operazione che è servita loro per motivare e colpevolizzare gli italiani che, seguendo il suggerimento del governo, compreso cashback 4 miliardi che è costato a noi, hanno accusato gli italiani di essere degli irresponsabili semplicemente perché andavano e hanno fatto quello che era la proposta, e cioè andare a fare shopping nelle principali città. Allora, diciamo che Conte e Casalino, per il gran lavoro che stanno facendo, sono simili
a Beppe Sala. Per questa ragione io ancora una volta vi ricordo: chi si somiglia si piglia, e siccome si sono cercati a